Abbiamo appena avuto in Commissione Ambiente lo scambio di vedute con Cagnete, che è il commissario europeo che si occupa di cambiamenti climatici, ma che è stato anche il negoziatore a Parigi dell'accordo della COP21. Gli ho fatto un'osservazione e gli ho fatto due domande. L'osservazione riguarda il fatto che in tutto l'accordo di Parigi la parola energie rinnovabili compare una volta sola e soltanto nei considerando iniziali, riferito poi allo sviluppo dell'Africa, quindi non in generale. E le parole, per esempio, petrolio, o fossile, o carbone, o addirittura decarbonizzazione, invece sono completamente scomparse dall'accordo. Questo, a mio avviso, rende l'accordo più debole e soprattutto non si capisce, alla luce di un obiettivo che è molto ambizioso, quale sia la strategia. Poi gli ho chiesto, riguardo al fatto che si parla di emissioni negative, cioè di catturare la CO2 che è emessa con delle tecniche che sono un po' da stabilire. È ovvio che si può lavorare sulle foreste per fare in modo che questa CO2 sia catturata in maniera naturale, ma è ovvio che si parla anche di tecnologie nuove come il carbon capture and storage, cioè proprio tecniche per prendere la CO2 e metterla sottoterra. Se ne sta già parlando, per esempio, in Arabia Saudita, di utilizzare un grande giacimento di petrolio che dovrebbe essere riconvertito a questo. Ma sono tecniche sulle quali sappiamo poco, non sappiamo le conseguenze, gli scienziati sono un po' divisi, quindi ho chiesto a Cagnette quali siano le politiche dell'Unione Europea su questa tecnica. La terza domanda, molto, molto secca, perché comunque è un punto che andava chiarito, è l'accordo si dice che è legalmente vincolante. Cosa succede a un paese che non rispetta l'accordo? Che tipo di sanzioni o che tipo di provvedimenti vengono presi? Le risposte, lui ha detto che riguardo la strategia c'è, ma non è nell'accordo, cioè è nei singoli progetti, gli NDC, cioè i singoli progetti che i paesi presentano ogni 5 anni, quindi la strategia è lì dentro e quindi dobbiamo fare in modo che questi progetti, questi piani vengano rispettati. Questo si collega alla seconda domanda, cioè la terza, cosa succede se un paese non rispetta gli accordi? Ha ripetuto per ben 2 volte che non ci sono sanzioni, ma che ci sono delle procedure per fare in modo che chi non rispetta gli accordi venga incoraggiato a farlo, venga incoraggiato a farlo. Questo secondo me non è assolutamente sufficiente. Sulla domanda invece sulla cattura della CO2, su queste nuove tecnologie, non ha risposto e presenteremo un'interrogazione scritta perché è un argomento importante perché riguarda proprio le politiche dell'Unione Europea.